Buon pomeriggio agli spettatori di Mediatre, bentornati ad un nuovo appuntamento con la rubrica Medicina e Società promossa dall'associazione Salus Pubblica Sud. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Carmela Casullo. Buon pomeriggio, dottoressa. Buon pomeriggio a lei. La dottoressa è responsabile dell'unità operativa complessa materno-infantile territoriale, specialista in pediatria. Lei si occupa di due ambiti molto delicati, due fasce d'età particolari, si occupa di bambini e di madri. Come affrontate in Irpinia questa questione, questa delicata unione e con quali strutture sono presenti sul nostro territorio? Allora, il materno infantile si occupa, e a me piace Sì. sottolinearlo, della salute del bambino e della salute della donna, non solo quando la donna è mamma, anche della donna in menopausa, della donna nel suo ciclo evolutivo complessivo. Le strutture che dirigo, che si occupano di questo, sono sia le strutture consultoriali e sia le strutture delle materno-infantili territoriali che si occupano di vaccinazioni. Le strutture consultoriali sono in tutta la nostra provincia abbastanza ben rappresentate, anche se non in proporzione Alla alla popolazione. popolazione, a quello che prevedeva la legge del 75. Diciamo che siamo un po' sottodimensionati come strutture, però in ogni caso abbiamo oltre 20 consultori su tutta la provincia, almeno un consultorio per ogni distretto dell'ASL ed altri punti che non sono veri e propri consultori, ma sono più ambulatori che hanno anche attività consultoriale. Cioè, voglio dire questo, il consultorio per definirsi tale deve avere un'equipe ben rappresentata. L'equipe consultoriale è rappresentata da ginecologo e ostetrica sicuramente, ma non è solo la parte sanitaria quella consultoriale, è anche la parte che si occupa del sociale. Quindi diciamo che anche dal punto di vista del sostegno psicologico alle donne e alle coppie in difficoltà o ai bambini nell'affido, nell'adozione, hanno, diciamo, un ruolo molto importante i consultori insieme ai servizi sociali del comune. L'equipe inoltre è costituita anche da altre figure che possono variare a secondo dell'ambito territoriale di cui parliamo. Mentre quando parliamo di ambulatorio, noi abbiamo soltanto rappresentate la parte sanitaria vera e propria, il ginecologo e l'ostetrica, ma che anche in quel caso fanno attività, di prevenzione, quindi un'attività di tipo consultoriale. Lei diceva, mi elencava prima un dato particolare, cioè che in Alta Irpinia c'è una buona presenza di consultori, nelle aree interne c'è una maggiore attenzione a questo problema, un buon Io dato. allora sottolineo che in Alta Irpinia c'è una cultura consultoriale, cioè c'è una tradizione dove l'utenza è abituata a riferirsi al consultorio, a trovare risposte nel consultorio, non c'è una maggiore rappresentanza dei consultori rispetto alle zone urbane, tipo appunto ad Avellino, i consultori sono uniformemente rappresentati, è che la popolazione, l'utenza è abituata a riferirsi al consultorio in quelle zone, mentre invece nell'area urbana è più tradizionalmente portata al ricorso a strutture alternative o al privato addirittura rispetto al consultorio, che non ha saputo rappresentare una tradizione per l'utenza. Secondo lei, in questo ambito, in riferimento anche alla presenza sui territori dei consultori, c'è poca informazione o, per usare magari un termine improprio, sono poco pubblicizzati? Io credo di no perché negli ultimi anni noi abbiamo fatto un grosso sforzo per far conoscere all'utenza il ruolo del consultorio, soprattutto con le campagne di screening. Noi abbiamo fatto nei vari anni delle campagne di screening mirate in territori dove non erano mai stati portati dei Sì. servizi. In quel modo abbiamo anche cercato di organizzare convegni, incontri con la popolazione locale per spiegare il nostro ruolo.
Ora, nel tempo, questi screening sono andati avanti, cioè le campagne di prevenzione per la, la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile hanno lasciato un segno in quei territori, non solo, ma noi abbiamo esteso queste campagne di screening a tutto il territorio provinciale. Siamo arrivati adesso ad avere una buona risposta di adesione all'invito che noi mandiamo al domicilio della donna con una lettera d'invito, quindi chiaramente in questo modo ci esponiamo anche al rischio, no, della critica, della certo. critica che può essere positiva. E fino ad oggi abbiamo avviato una nuova campagna nel 2012, azione degli stili di vita salutari per i bambini nelle fasce più giovani di età, per proseguire poi con le campagne di educazione psicosessuale ed affettiva nei soggetti un po' più grandicelli, parliamo del ciclo della scuola media primaria, per la prevenzione delle gravidanze indesiderate, per quello che significa anche la prevenzione del bullismo. E da questo punto di vista stiamo portando avanti anche un progetto di formazione degli operatori per cambiare la metodologia di approccio ai ragazzi, nel senso che fino ad oggi sono stati portati avanti interventi di lezioni frontali con gli studenti in aula. Questa è una metodologia che non ha dato molti risultati, non solo da noi, ma in letteratura è specificato questo, e quindi stiamo adottando delle metodiche invece che parlano di peer education, cioè educazione fra pari, educando i gruppi di docenti e quindi passando attraverso la loro capacità didattica per rendere stabile e continuativo il programma di formazione, formazione e informazione dei giovani, e poi selezionando dei gruppi di ragazzi che possano fare da formatori per i loro compagni. Ecco, dottoressa, per quanto riguarda l'ambito delle gravidanze indesiderate e quindi anche in questo caso della prevenzione, rischiamo di ripeterci, però è un punto fondamentale. Lei crede che ci sia poca informazione o un'informazione sbagliata in questo senso? Perché magari questi giovani, questi adolescenti sono anche martellati di informazioni, probabilmente sono, come dire, errate in qualche modo? Noi non sbagliamo mai a parlare sempre di prevenzione, quindi è meglio che ci ripetiamo, questo è il nostro ruolo, questo è quello che dobbiamo fare. Io non credo che siano carenti di informazione, sono bombardati da informazioni sbagliate, approssimative, che si trasmettono fra di loro come esperienza. Per questo parlavo prima della metodologia della peer education. La metodologia della peer education fa sì che noi adulti scompariamo un attimo dalla platea, rimangono giovani con giovani, però nel momento in cui la formazione avviene attraverso un contenuto scientifico validato, concordato tra noi, diciamo, medici certo. o tecnici del settore e i docenti, e poi nel programma viene inserito uno o due ragazzi che sono identificati come una sorta di formatori perché vengono riconosciuti portatori di carisma dai loro stessi compagni, allora la informazione che passa non è più un'informazione approssimativa, ma è un'informazione tra virgolette guidata, cioè accurata e scientifica. Per quanto riguarda la gravidanza, quindi un altro ambito piuttosto delicato, come è cambiata negli anni la donna in gravidanza e quindi anche i modi per assisterla dal punto di vista medico? Diciamo che questo non è un grosso successo per i nostri consultori, la gravidanza, cioè nel senso che ai consultori ancora per tradizione si rivolgono più per l'interruzione di gravidanza che non per la gravidanza, mentre la vocazione consultoriale è cambiata rispetto agli anni passati. Noi non abbiamo più una vocazione, diciamo, in senso di interruzione della gravidanza, noi facciamo prevenzione delle gravidanze indesiderate nelle fasce di età in cui chiaramente sono controindicate le gravidanze, cioè quella troppo giovanile oppure quella troppo anziana. Ma nell'ambito della gravidanza vera e propria noi seguiamo poche gravidanze e quasi sempre per il parto si rivolgono a strutture diverse e dopo non tornano al consultorio che la inviate. Per cui anche in questo senso è difficile fidelizzare una donna ed intervenire con i corsi di preparazione al parto, con la preparazione psicologica della donna al parto, con la prevenzione del taglio cesareo, perché chiaramente una buona informazione
fa anche in modo che la donna si trovi preparata e pronta ad un parto fisiologico e non incorra invece in quello che è un grosso disastro della nostra regione. Ecco, esatto, questo è un altro punto da affrontare. Allo stato attuale c'è un eccesso di parti cesare in questa regione. Sì. Voi non sponsorizzate assolutamente questa pratica, ma preferite naturalmente il parto noi naturale. Noi abbiamo fatto, non è che noi sponsorizziamo una o l'altra pratica, chiaramente ci sono delle indicazioni e dei fattori di rischio che vanno valutati attentamente durante la gravidanza e che devono far sì che il ginecologo capisca quali gravidanze indirizzare al taglio cesareo e quali gravidanze invece vanno spinte al parto normale. La domanda che lei mi faceva precedentemente, perché e come è cambiata la donna in gravidanza, sì, è interessante perché adesso il prodotto del concepimento non è più come una volta considerato uno dei tanti figli. Il prodotto del concepimento arriva quasi sempre tardi rispetto all'età che si partoriva in precedenza, negli anni passati. La donna arriva al matrimonio già più tardi, quindi partorisce più tardi, per una difficoltà sia di inserimento lavorativo che di scarsa presenza dei servizi sul territorio. È diminuito il numero di nascite, cioè quasi sempre le coppie fanno figli unici, infatti la statistica parla di un figlio e mezzo a coppia, cioè il mezzo figlio non sappiamo che voglia dire, però insomma praticamente quasi tutte le coppie hanno uno o massimo due figli, anche nella nostra regione. Quindi i nostri ginecologi parlano di preziosità del prodotto del concepimento, per cui avocano questa preziosità come motivazione per il taglio cesareo. Dice: io non mi metto a rischiare se una donna arriva a 37 anni che fa un figlio e poi non ne farà più molto probabilmente, non mi metto a rischiare di ricorrere al parto fisiologico perché il prodotto del concepimento è prezioso. Ora, questa non è una motivazione valida perché esistono delle motivazioni scientifiche basate sulle evidenze che indicano dove è necessario il ricorso al taglio cesareo e dove invece è obbligatorio il parto cesareo perché porta meno complicanze. Quindi tutela maggiormente la salute della mamma e del nascituro. Questa è la motivazione per cui c'è forse un eccesso di attenzione, di cure mediche, di visite ginecologiche nel periodo di gravidanza? Cosa consigliano i medici? No, a parte delle attenzioni a quello che è il consumo alimentare e quelle che sono dei cibi o delle bevande da evitare, tipo l'alcol o i cibi insaccati o di scarsa sicurezza sulla provenienza e sull'origine, l'implementazione di ferro durante la gravidanza e di alcune vitamine obbligatorie per la prevenzione di difetti del tubo neurale nel feto, non ci sono particolari attenzioni da dover fare in gravidanza. La particolare attenzione delle mamme durante la gravidanza credo sia un atteggiamento psicologico che adesso è un po' generalizzato in tutta la popolazione. La popolazione è come se avesse terrore della malattia, non ha più sicurezza perché sono troppe le informazioni che arrivano attraverso canali non affidabili, prima fra tutti la rete, dove ognuno può trovare scritto di tutto. Questo avviene soprattutto per esempio per le vaccinazioni. Noi adesso stiamo riscontrando un calo veramente notevole dell'adesione alla vaccinazione perché stanno prevalendo i movimenti anti-vaccinazione che mettono in rete delle notizie quanto mai inaffidabili e inattendibili. Tipo quella sull'autismo, cioè faccio male anche soltanto a nominarlo, però è bene che si dica, cioè non c'è nessuna evidenza di relazione tra un tipo di vaccino e la insorgenza dell'autismo. Eppure i movimenti antivaccinali portano come motivazione alla non adesione alla vaccinazione proprio l'insorgenza dell'autismo. E questo è un atteggiamento generalizzato nella popolazione. Si immagini che cosa succede in gravidanza dove la donna dal punto di vista psicologico è più fragile, più attenta a quello che può essere non solo la sua salute, ma la salute di quello che è il futuro bambino.
Ecco, voi vi occupate anche della fase successiva al parto, fate attenzione a dare un supporto anche psicologico alla donna, soprattutto per evitare delle forme di depressione che sono, La depressione sì, postpartum. si sente spesso parlare di questo, di questa patologia, di questa malattia, vero? Sì, noi abbiamo attivato anche un servizio insieme al servizio di salute mentale di ricorso al consultorio in caso di depressione postpartum, perché questo può essere un momento molto delicato e negativo per lo sviluppo della coppia madre-bambino. Purtroppo nelle nostre regioni, tutte in Italia, non è ancora intervenuto quello che invece è intervenuto in altri paesi europei. La madre nel momento in cui partorisce va affiancata dall'altro genitore. L'affiancamento consiste non solo nel momento del parto in cui il padre deve essere presente alla nascita, ma in alcune realtà, tipo la Francia, esistono con la dimissione precoce dalla maternità, dopo 3 giorni, delle case dove la donna viene Ospitata. ospitata insieme al genitore che impara col bambino, dove si costituisce il nuovo nucleo familiare, perché naturalmente la coppia che prima era abituata ad avere un rapporto a tu per tu singolo tra adulti deve essere adesso invece proiettata verso la tutela e la cura del nascituro. Se la donna viene abbandonata in questa fase, che è già una fase di responsabilità per lei, perché tra l'allattamento, la cura del bambino, il disagio del parto, comunque già è carica di una serie di tensioni legate alla responsabilità, chiaramente può sviluppare più facilmente la depressione postpartum. Questo noi come servizi abbiamo cercato di supportare per quanto è possibile nelle nostre realtà, facendo questo tipo di accordo con un altro servizio. Ecco, dottoressa, lei si occupa, ha fatto anche molti convegni sul tema delle malattie legate alle fasce d'età, insomma, ai bambini sostanzialmente. Abbiamo accennato all'obesità, potremmo anche introdurre l'argomento del diabete infantile, tutte questioni che sembrano legate a doppio filo con gli stili di vita. Lo accennavamo prima, vogliamo andare nello specifico. Quali sono i dati? Dicevamo che in provincia di Avellino, in regione Campania, i dati, per quanto riguarda l'obesità sono agli Sì, noi eccessi. abbiamo un primo picco diciamo, di sovrappeso e obesità nella fascia tra i 7 e i 10 anni e un secondo picco invece soprattutto nei maschi fra i 12 e i 13 anni. Noi parliamo di percentuali molto alte, parliamo di percentuali di sovrappeso intorno al 42%, cioè vale a dire metà della Che è nostra tantissimo. popolazione infantile è ad elevato rischio di sviluppare patologie nell'età adulta. Cioè, se lei pensa l'obesità non è un problema estetico più, l'obesità è un problema di natura di patologia, cioè una patologia vera e propria che condiziona anche la futura vita del bambino. Cioè, la vita da adulto è condizionata dall'obesità perché può sviluppare Altre patologie patologie. cardiovascolari, patologie Certo. appunto tipo il diabete. Tutto questo chiaramente non può essere più prevenuto se non si interviene a livello dell'età infantile. Una percentuale del 42% significa che metà della popolazione da adulta apporterà patologie di questo tipo che graveranno sul sistema sanitario, quindi con un grave disagio sia dal punto di vista della qualità della vita, ma sia dal punto di vista del supporto economico che la sanità dovrà fornire a queste persone affette. Noi abbiamo iniziato da circa 10 anni un programma insieme al CNR che non è soltanto un programma di educazione rivolto ai genitori, ai bambini e ai docenti. Noi facciamo appunto questo tipo di interventi nelle scuole con gli sportelli informativi, ma abbiamo fatto anche 2 progetti ultimamente col CNR, IDEFIX e iFamily, di livello europeo, cioè Avellino ha partecipato come unico centro nazionale in Italia, per l'unione fatta tra ASL e CNR, come progetto anche di studio della nostra popolazione, cioè di quelli che sono i fattori genetici che condizionano lo sviluppo dell'obesità, di quelli che invece sono i fattori legati allo stile di vita e quindi movimento, sedentarietà, uso del computer e della TV in maniera indiscriminata, tutto quello che riguarda anche l'uso della città.
Cioè, se noi non abbiamo maggiore attenzione anche come amministratori locali, parlo, a quello che può essere il percorso del bambino che deve recarsi a scuola o ad una città a misura di bambino con parchi dove il bambino possa recarsi a giocare all'aria aperta, noi non interverremo mai bene ed efficacemente sul problema della prevenzione dell'obesità. Dottoressa, abbiamo accennato anche questo prima, mi piacerebbe fare un passaggio sulla questione dell'autismo che è tornata alla ribalta ultimamente, è probabilmente un problema poco conosciuto che si confonde spesso con altre patologie. Possiamo fare un passaggio su questa questione? Sì, anche su questo la nostra ASL sta procedendo con il professore Vittozzi per realizzare un progetto di presa in carico del bambino con autismo. L'autismo non è che si confonde con altre patologie, è di per sé una patologia complicata. Per arrivare ad una diagnosi di certezza dell'autismo ci vuole un lungo periodo di osservazione del bambino, per cui è una di quelle patologie dove quasi mai viene fatta una diagnosi precoce. Non è possibile perché nelle prime fasi non abbiamo le caratteristiche della malattia. Quindi dobbiamo aspettare che la malattia si conclami in tutta la sua evidenza per poter fare una diagnosi precisa. Ma nonostante questo, nonostante sulla diagnosi, diciamo, noi abbiamo delle ottime strutture e la neuropsichiatria infantile della nostra ASL è veramente un fiore all'occhiello della provincia di Avellino, nonostante la diagnosi, fino ad oggi non c'era la possibilità di un approccio terapeutico nuovo con un modello comportamentale rivolto al bambino autistico. Invece ora stiamo cercando di portare avanti anche questo nuovo modello, integrandoci anche con le scuole e integrandoci con quelle che sono le strutture sociali di presa in carico del bambino nel momento in cui non sta nella scuola, non sta con i genitori, certo, non sta con il medico, ma deve essere affidato a dei mediatori oppure degli animatori che facciano del gioco uno strumento terapeutico per il bambino. In queste situazioni la famiglia gioca un ruolo cruciale, certo, e assolutamente delicato, immagino, in questo senso. Certo, certo. Bisognerebbe anche formare anche loro in qualche modo. Ma così il programma coinvolge i genitori insieme al bambino. Sono spesso loro i primi forse a non accorgersene, o quantomeno si dice spesso a non lo negano. Ecco, a non accettarla questa cosa. Sì. Voi aiutate anche in questo processo che credo sia complicatissimo e magari più sia più legato alla sfera della psicologia in qualche modo. Noi abbiamo pochi psicologi, molto pochi. Infatti questa è una delle mie battaglie da sempre, cercare di ottenere una maggiore rappresentanza come psicologi anche nei consultori, ma anche nel servizio di neuropsichiatria infantile. È difficile che lo psicologo riesca in qualche modo, sì, può accompagnare la mamma, nel senso, o la coppia, nell'accettazione della malattia, ma non si otterrà mai, soprattutto in alcune particolari coppie, un superamento della mancata accettazione. È molto difficile. Invece col programma terapeutico nuovo è il genitore che impara ad acquisire le metodologie di cura del bambino diverse e quindi capisce che ha una prospettiva. Se il genitore non viene posto di fronte alla possibilità di una prospettiva di miglioramento del bambino, sì, e allora non c'è nessuno psicologo che lo possa accompagnare. Benissimo, noi ringraziamo immensamente la dottoressa Casullo per essere stata con noi oggi e per averci chiarito dei punti piuttosto importanti della sua materia di studio e di lavoro. Diamo appuntamento alla prossima puntata di Medicina e Società. Buon pomeriggio a tutti gli spettatori di Media 3. Grazie. Grazie a voi.